Omicidio volontario pluriaggravato con evidente dolo e non una morte in conseguenza dei maltrattamenti. Questo è quanto presentato in appello dal PM Paolo Mandurino, che va a confutare la tesi della Corte d'Assise di Bergamo in riferimento al delitto di Valverde costato la vita a Viviana Caglioni, convivente con Cristian Locatelli, 43 anni, di Terno d'Isola, tuttora in carcere riconosciuto colpevole della morte della 33enne. L'aggressione è avvenuta all'interno dell'abitazione la notte tra i 30 e 31 marzo 2020 in pieno lockdown. La giovane morì in ospedale il 6 aprile. Movente la gelosia di Locatelli, la coppia litigava con sempre maggior frequenza e quella sera lei era ubriaca. Colpita dall'imputato, finì a terra riportando lesioni al capo, risultate poi essere fatali. La Corte d'Assise ha sostenuto che senza quella caduta, schiaffi e pugni di Locatelli non avrebbero determinato neppure il ricovero a pronto soccorso. Mandurino nel suo appello elenca invece i motivi per cui ci si troverebbe di fronte ad un gesto volontario. Innanzitutto la durata dell'aggressione è straordinaria in quanto protrattasi per ben mezz'ora. Il PM lo calcola sulla base della testimonianza dello zio della vittima, Giampiero Roncoli. La Corte ha sostenuto che il mancato intervento dello zio a difesa della nipote è la prova che la virulenza dell'aggressione non era tale da destare allarme. Mandurino obietta invece che lo zio non intervenì perché impaurito dalle minacce di morte rivoltagli da Locatelli. Inoltre sempre lo zio ha raccontato che calci, sberle e pugni avevano interessato anche le zone vitali. Il PM cita che la testimonianza di un soccorritore del 118 che in aula aveva riferito di lividi sul volto di Viviana e con la centrale parlava di trauma facciale. Per Mandurino lei stava scappando e lui la colpì da dietro con un pugno. Inoltre l'imputato non ha mai prestato soccorso alla 33enne e nella telefonata al 118 avrebbe cercato di minimizzare sulla gravità delle condizioni. Sulla gelosia il PM definisce sorprendente la motivazione dei giudici.